In questa edizione, ai nostri microfoni, l'associazione Feder Casalinghe dedita alla formazione e al coinvolgimento delle attività extrafamiliari e all'indipendenza economica delle donne. Bentornati al TG Proposte, ecco alcune notizie della settimana. Politica nazionale. Il decreto anticorruzione ormai è addirittura d'arrivo per diventare legge dello Stato. Ci siamo impegnati come maggioranza ad approvare la legge spazza corrotti entro Natale. I cittadini onesti di questo paese l'aspettano da tantissimo tempo e siamo vicinissimi all'obiettivo. Manca veramente l'ultimo miglio. È quanto affermato recentemente dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che prosegue: questa legge però comincia a produrre i suoi effetti perché sta già cominciando a far parlare dell'Italia in termini di lotta alla corruzione all'estero. Questo è il rapporto del GRECO, il gruppo di stati contro la corruzione, organo del Consiglio d'Europa. Il loro rapporto misura il livello normativo che viene raggiunto dai diversi stati contro la corruzione. Il GRECO, Groupe d'État contre la corruption, come noto, ha la sua sede a Strasburgo ed è un organismo istituito nel 1999 in seno al Consiglio d'Europa, al quale sono tuttavia ammessi anche stati che non partecipano al Consiglio d'Europa medesimo, tra cui segnatamente gli Stati Uniti, che in qualità di Stato osservatore ha firmato l'accordo parziale nel gruppo di Stati contro la corruzione il 20 settembre 2000 e la Convenzione penale sulla corruzione. Attualmente gli Stati membri sono 49 e l'Italia ne è entrata a far parte nel 2007. Nel suo rapporto relativo all'Italia, il GRECO afferma: l'Italia ha compiuto progressi per prevenire la corruzione nel sistema giudiziario, ma è necessario faccia ancora di più per ottemperare a tutte le raccomandazioni, in particolare quelle riguardanti i parlamentari. Il GRECO deplora i ritardi e segnala tra i pochi elementi positivi l'istituzione del registro obbligatorio delle lobby presso la Camera dei Deputati. Servono ulteriori misure, tra cui regole sui conflitti di interesse, su donazioni, benefici e favori, misure e regole che favoriscano l'integrità parlamentare. Il GRECO accoglie inoltre con favore l'evolversi della discussione del disegno di legge spazza corrotti, che si propone di far avanzare ulteriormente la lotta anticorruzione. In merito, Bonafede osserva: ed è esattamente quello che stiamo facendo tramite la manovra. Finalmente si investe nella giustizia in questo paese. C'è un piano di assunzioni senza precedenti in Italia. Abbiamo fissato proprio l'inizio dell'entrata in vigore della prescrizione da gennaio 2020 per avere la possibilità in quest'anno di spendere i soldi che sono previsti nella manovra e poter portare avanti e definire la riforma del processo penale in modo tale che la riforma della prescrizione verrà applicata in un processo che avrà tempi certi e ragionevoli. Politica romana, protezione e tutela dei minori. Questo è l'obiettivo che si sono proposti l'assessora alla persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, Laura Baldassarre, il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, che il 3 luglio scorso hanno firmato un protocollo che prevede sistematici sopralluoghi nei centri di pronta accoglienza per i minorenni. Una terza visita è stata effettuata recentemente per visionare le attività in uno di questi centri, senza alcun preavviso per il gestore. Abbiamo dialogato con gli operatori e analizzato nel dettaglio i servizi e le attività all'insegna di una logica fondamentale: studiare in profondità tutto il percorso che affrontano i minorenni. Verificare com'è organizzata la giornata dei ragazzi dall'inizio alla fine ci consente di rafforzare progressivamente i loro diritti e le loro tutele, grazie al lavoro di tutti gli operatori coinvolti nell'accoglienza e nell'inclusione, spiega Laura Baldassarre,
mentre il garante dell'infanzia Marzetti, da parte sua, ha aggiunto: per garantire il superiore interesse dei minorenni è determinante riuscire a ragionare calandosi nella loro ottica e nella loro prospettiva. Queste visite ci permettono quindi di lavorare con maggiore cognizione. Abbiamo in particolare osservato la funzione imprescindibile svolta dai tutori volontari, che rappresentano l'asse su cui stiamo impostando la nostra azione. L'associazione Feder Casalinghe da anni è impegnata nel sostenere le donne casalinghe in un percorso verso l'indipendenza economica, dalla vendita occasionale di oggetti d'arte e opere di ingegno a carattere creativo alla possibilità di fare impresa. Ma in più, in generale, ci si occupa della formazione e del coinvolgimento delle donne in attività aggregative extrafamiliari. Obiettivo più grande è la tutela morale, sociale, giuridica ed economica del lavoro familiare svolto all'interno del proprio nucleo familiare, il riconoscimento della casalinga quale lavoratrice produttrice di valore economico, il servizio di Silvia Scafati. Vendere oggetti d'arte e opere di ingegno a carattere creativo è una delle possibilità per le donne che vogliono trasformare i propri hobby in attività remunerative. L'associazione Feder Casalinghe da anni è impegnata nel sostenere le donne casalinghe nel percorso verso l'imprenditoria, ma più in generale si occupa della loro formazione e dell'aggregazione in attività extrafamiliari e la promozione delle pari opportunità. L'associazione Feder Casalinghe è un'associazione a livello nazionale. Stiamo cercando di valorizzare la creatività delle donne e in quel campo anche dare opportunità un po' a arrotondare il budget familiare. Le signore che si prestano diciamo a questo scopo lavorano e creano in tutti i materiali possibili, hanno anche la possibilità di partecipare a diversi eventi mercatini della creatività, perché sono comunque hobbyiste occasionali. Si tratta anche di attività volte alla creazione di un'identità personale della donna, indipendentemente dalla realtà familiare. È sempre stato fatto con spirito di grande partecipazione e anche di diversificazione del ruolo che si ha in casa. Realizzare qualcosa, crederci, e anche per i nostri cari, perché un arricchimento nostro è senz'altro poi un qualcosa che possiamo trasmettere. E trasmettere con gioia, con amore. Abbiamo avuto modo di esprimere la nostra creatività, di partecipare ad eventi, aprirci al mondo. Si accresce anche la nostra cultura partecipando, perché non è stando dentro casa che si cresce. Obiettivo più grande è la tutela morale, sociale, giuridica ed economica del lavoro svolto all'interno del proprio nucleo familiare. Il riconoscimento della casalinga quale lavoratrice produttrice di valore economico. L'impegno dell'associazione è anche per diciamo, riconoscere il lavoro della donna come lavoratrice in casa. Questo obiettivo ancora diciamo, del tutto non è stato raggiunto, però con la forza e la battaglia delle donne speriamo che a più presto sarà riconosciuto a livello della legge. Politica economica. Successo del Premier Conte nei contatti con l'Unione Europea per evitare la procedura di infrazione. Dopo un faccia a faccia con il Presidente della Commissione Europea, Juncker, durato oltre 2 ore, Conte è riuscito a trovare un accordo su un deficit al 2,04% dal 2,40% iniziale. La riduzione del deficit proposta all'Unione non dovrebbe toccare però le promesse fatte agli italiani relative al reddito di cittadinanza e la quota 100 per le pensioni. Risparmi dovrebbero venire da altri fronti, tra cui quello delle dismissioni. Peraltro, i recenti fatti dei gilet gialli in Francia e della Brexit inglese hanno fatto passare in secondo piano la manovra economica italiana, evitando la bocciatura per percentuali di differenza così esigue. Intesa quindi tra il governo italiano e la Commissione europea rispettando le promesse fatte. Politica internazionale. Per il Parlamento europeo, quanto accaduto recentemente a Strasburgo rende necessario improntare un nuovo piano strategico per combattere più efficacemente il terrorismo.
Il rapporto approvato dall'Eurocamera sulla base del lavoro svolto dalla Commissione speciale per il contrasto al terrorismo sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione e scambio di informazioni tra i servizi di intelligence e le autorità, maggiori misure di prevenzione contro la radicalizzazione, strumenti giuridici più severi e una migliore protezione dei diritti delle vittime per combattere efficacemente il terrorismo. Nel testo approvato dall'Europarlamento si richiede anche il potenziamento dell'Europol, la creazione di una blacklist europea dei predicatori radicali, l'introduzione di misure anti-radicalizzazione come i programmi per le carceri e le campagne di sensibilizzazione. Vengono proposte inoltre altre misure, quali le azioni penali nei confronti dei foreign fighters di ritorno in Europa e l'istituzione di un centro europeo di coordinamento per le vittime del terrorismo, nonché l'utilizzo del Fondo di solidarietà europeo per risarcire le vittime di attentati terroristici su larga scala. Il nostro TG termina qui, vi ricordo che se volete potete rivederlo sul nostro sito www.wils.it oppure sul nostro canale YouTube TG Proposte. Potete inoltre contattare la redazione e scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica comunicazione@wils.it o telefonare allo 06 98262435 oppure contattateci tramite i nostri social network Facebook e Twitter. A nome mio e di tutta la redazione, i più sinceri auguri per le prossime festività e per un felice anno 2019. Arrivederci alla prossima edizione.